Per la prima puntata dell'anno della rubrica sui grandi fotografi, oggi parleremo di Gregory Crutzen. Lo faremo sfogliando questo bellissimo libro dalla copertina telata che già dice tutto, che si chiama Elon Street e raccoglie alcuni dei suoi progetti fotografici. Sì, perché quello che va detto innanzitutto è che le sue non sono raccolte random di foto. Crutzen partorisce mentalmente dei veri e propri progetti fotografici la cui realizzazione comporta un dispendio economico, energetico e dal punto di vista delle persone e delle maestranze davvero importante. Crutzen quindi è un contemporaneo fotografo dall'animo punk rock che nasce a Brooklyn nel 1962. Studia fotografia in America al Purchase College negli anni 80 e si forma alla Yale School of Art, dove metterà a punto la sua formazione che poi metterà a servizio degli studenti di tantissimi college in America. È un uomo eclettico, è un uomo dalle idee ben precise e da subito lui mette a punto ed elabora uno stile fotografico unico al mondo. Partiamo subito col dire che tutte le foto che vedrete e tutte le foto che guarderete cercandolo anche online appartengono a quel genere fotografico che si chiama staged photography. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è studiato, tutto è concepito, è creato come un set cinematografico. Funziona un po' così, lo potrete apprezzare leggendo le interviste al fotografo o guardando qualche video online. Lui pensa dei progetti, questi progetti hanno sicuramente un concept narrativo, una forte idea di narrazione alla base e parte solo in macchina con cuffiette alle orecchie ascoltando podcast alla ricerca delle location giuste per queste fotografie. Quasi tutte o quantomeno quelle che vedremo sfruttate nelle foto di oggi sono quasi tutte scattate nel Massachusetts, che è un posto che lui conosce bene, dove ha vissuto, ma dove soprattutto secondo lui ci sono dei posti che si prestano perfettamente a quello che lui vuole fare, cioè raccontare la disillusione del sogno americano. La sua fotografia, quindi, come abbiamo detto, è concepita come un'opera cinematografica. Questo cosa comporta? Oltre al concetto narrativo e oltre alla location scouting, comporta una vera e propria sinergia di persone, di competenze, di maestranze e di attrezzature che vanno a convogliare tutte le risorse nello scatto finale. Abbiamo un direttore della fotografia che ha grosso modo un'equipe di 8 persone. Il direttore della fotografia che aiuta Crutzen in questi progetti è colui che realizza il set luci adatto all'idea che Crutzen vuole raccontare. A questo vanno aggiunti i costumisti, i tecnici, le comparse, i truccatori, gli addetti alle luci, gli scenografi. Capite come non stiamo più parlando soltanto di uno scatto, ma stiamo parlando di un flusso prima di coscienza e poi di lavoro che, dice il fotografo stesso, dura oltre un anno. Dal momento dell'idea al momento della consegna della foto post prodotta passa un anno. È un impegno economico importante, è un impegno di tempo importante, ma quel che c'è alla base a livello narrativo lo è ancora di più, perché Crutzen vuole raccontare la solitudine umana ambientata in vari modi. In alcuni progetti è nella natura, in altri progetti è nei contesti domestici, ma comunque il fil rouge della fotografia di Crutzen è questa solitudine, questa sospensione, queste atmosfere rarefatte, questi colori un po' alla Hopper. Sono tantissime le citazioni in Crutzen, sia cinematografiche che pittoriche. È un uomo di una cultura pazzesca, è un uomo che della sua cultura ha fatto la sua ispirazione. Quello che lui racconta sono queste figure umane ferme, immobili, alienate, anche alienanti, che guardano fissi in un punto, e questo punto non è mai la camera. Non c'è mai un contatto
tra chi guarda la foto e il protagonista della foto. Il protagonista solitamente è solo con se stesso e con i propri pensieri, in un contesto urbano o naturale che sia soltanto suo e nel quale lui sia assolutamente immerso ma allo stesso tempo lontano anni luce. Lui racconta ambientazioni plausibili, personaggi plausibili e dinamiche plausibili. Prendete questa foto. Siamo in un soggiorno qualunque, con un'illuminazione credibile, con un padre e si pensa una figlia, entrambi nello stesso soggiorno, eppure non sono insieme, sono lontani, sono ognuno in un punto diverso, sono lontani fisicamente, lontani con lo sguardo, non si parlano, non c'è interazione tra loro, sono due solitudini che stanno insieme. Sarà un tema ricorrente in tutte le foto di Crutzen, anche qui che gioca col corpo femminile, con la nudità, abbiamo un seno scoperto, delle gambe, abbiamo due ragazze insieme che però si toccano, sono vicine. Sono una sulle gambe dell'altra. C'è questa finestra aperta che fa entrare il freddo, perché questo paesaggio innevato dà una sensazione di gelo, di inverno. Ma l'inverno non è soltanto della stagione, l'inverno è anche tra queste due persone, tra questi sguardi così freddi, questa saturazione così fredda, questi colori studiati nei minimi dettagli, sia dal punto di vista della scenografia, che dei costumi, che degli incarnati, ma soprattutto nella post-produzione finale. Non ci sono guizzi, non ci sono macchie di colore, non ci sono colori predominanti, è tutto in palette con la neve, col grigio e con i colori freddi. Tutto in palette, quindi, con un parallelismo di linee che si alterna tra le linee della finestra e il verticalismo degli alberi. È con un interno ed esterno che dialogano, come in questa zona dove la finestra è aperta e neve e moquette iniziano e finiscono senza una linea di demarcazione precisa. Crutzen quindi vuole raccontare un dialogo che sembra inesistente tra l'interno e l'esterno, un dialogo che sembra inesistente tra le due donne che pure si toccano e un parallelismo tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno che si gioca sulle linee e sui colori. Certo, i messaggi delle foto di Crutzen sono ben chiare. Non è un messaggio positivo, sicuramente, non è un messaggio idilliaco, non è un messaggio utopico. Si racconta il genere umano nel suo aspetto non sfortunato, ma più reale, più crudo, più diretto, meno narrativo, meno favolistico. La vita vera, la vita di ogni giorno, in tutta la sua amarezza, in tutta la sua spietatezza, ma soprattutto in tutta la sua verità. Questi visi così cercati sicuramente nei casting, nelle selezioni che vengono fatte per queste foto, questi visi così smunti, così provati dalla vita stessa, persi nei loro pensieri. Per quanto noi possiamo cominciare a guardare la foto da un punto diverso, per esempio l'occhio potrebbe partire da qui, da questa zona più chiara dove la neve richiama il nostro sguardo anche in virtù di queste diagonali che stringono, quindi partiamo di qui e poi atterriamo su questo viso magistralmente illuminato, perso nel vuoto, che ci porta poi a guardare il resto della scena. Lo sguardo della donna perso e lei che sta tentando di pulire delle macchie. Ora forse non è assolutamente leggibile l'immagine sul libro, però avendola visto dal vivo, quantomeno la cromia delle macchie richiama il sangue. Possiamo pensare che si sia tagliata o che sia successo qualcosa di più grave o che semplicemente sia un'allusione. Sicuramente il mood è di un'ansia, di un'agitazione crescente. C'è questa inquietudine di fondo che cresce di foto in foto, che rimanda di foto in foto, perché il gioco degli sguardi è sempre lo stesso, le diagonali degli sguardi sono sempre le stesse. Come dicevamo, lo sguardo non è mai diretto in camera e non è neanche mai dritto all'altezza degli occhi, è sempre un po' basso, è sempre un po' mortificato, è sempre un po' perso in un'alienazione del tutto privata. Crutzen ci apre la porta.
ci lascia entrare in queste stanze come dei visitatori indiscreti, entriamo nell'intimità di queste solitudini e di questi corpi molto spesso nudi, di questi incarnati così chiari, così tenui, di queste carni così morbide, e noi siamo lì, stiamo guardando, stiamo spiando. Noi non siamo fuori nel paesaggio, noi siamo esattamente dentro, in questa stanza, stiamo guardando questa donna completamente nuda, abbandonata ai propri pensieri e forse alla propria disperazione. E abbiamo modo di apprezzare qualsiasi angolo di questo soggiorno, perché la luce è così studiata che dà tridimensionalità a qualsiasi aspetto degli arredi e prende la luce dal paesaggio innevato di fuori. C'è una delicatezza delle cromie, delle forme, delle linee, delle ombre, dei colori. È un quadro in realtà, non è neanche una foto, è davvero un quadro. L'ambientazione chiaramente resta fredda, il paesaggio è freddo e glaciale, ma perché fa da contorno ad un progetto fotografico che ha un imprinting ben preciso, un intento narrativo ben preciso, che è quello di raccontare, a prescindere la solitudine, che sia di una persona sola o che sia di più persone contemporaneamente. Come in questo caso, che abbiamo due persone su un portico, circondate dal paesaggio innevato, queste due persone non si guardano, forse si sono appena detti qualcosa di definitivo, di tranchant, qualcosa che li ha allontanati ancora di più, o forse stanno per dirselo. Comunque noi abbiamo quella sensazione lì, non sappiamo cosa è appena successo, non sappiamo cosa sta per succedere, però noi abbiamo la precisa sensazione di quale sia lo stato emozionale dei protagonisti della foto. Il corpo viene sempre raccontato nella sua nuda realtà, sono corpi reali, lui cerca il plausibile, abbiamo detto, cerca una narrazione vera che sia riscontrabile nella realtà. Non è un fotografo che vuole raccontare l'estetica a tutti i costi, che cerca questi corpi perfetti, plastici, con delle linee armoniose. Lui racconta la vita vera, anche con un sottotono drammatico, anche con un sottotono negativo, e questo lo si ritrova anche nella scelta dei corpi o anche in questi capelli che possono sembrare unti o comunque non sono capelli curati, vaporosi, luminosi. La vita vera, quindi, nella sua accezione forse più drammatica. Nella scelta compositiva, Crewdson non sceglie di conferire un valore più importante all'interno o al paesaggio esterno. Crewdson sceglie un binomio interno-esterno, un dialogo tra le due parti che sia dello stesso valore e che sia assolutamente l'uno funzionale all'altro. Non avremmo questo interno se non avessimo questo esterno innevato così luminoso che riflette di luce all'interno, e non avremmo questa distensione dello sguardo sul paesaggio esterno se non avessimo un interno così complicato, così gravoso, così pregno di atmosfera. Anche qui che abbiamo un corpo femminile nudo, delicato, comunque veniamo poi dirottati dallo sguardo di lei, basso, spiovente verso l'esterno, sul paesaggio esterno. E di nuovo torna quel senso di freddo che ci è dato sia dal paesaggio sia dal corpo nudo di lei. Quando in uno scatto ci sono più protagonisti, quindi due o tre persone, non cambia il concetto di base. Il paesaggio in questo caso non solo è cornice, ma è il soggiorno. Adesso il soggiorno è diventato il paesaggio innevato e i nostri protagonisti sono sempre due che non si guardano, sono sempre due che stanno insieme ma in realtà sono lontanissimi. La foto poteva finire qui e sarebbe stata una foto bellissima, perfettamente illuminata, ben composta. Una stanza con ogni dettaglio curato, questa figura femminile persa con questa spalla scoperta e delle imperfezioni. Invece lui gioca con il rimando dell'immagine della spalla e allora c'è questo specchio che riflette esattamente soltanto la spalla imperfetta. E quindi ancora il corpo femminile, non mortificato, ma raccontato. Raccontato nella realtà, come può essere un corpo femminile imperfetto. È una donna persa nei propri pensieri e nelle proprie
forse paure o forse nei propri dolori. Guardate anche la palette dei colori, questi toni del verde acqua, dell'acqua marina, del glicine, veramente meraviglioso. Questa è una foto che vista dal vivo in grandi dimensioni vi posso assicurare che crea quasi un dolore fisico, è struggente. Noi siamo qui, vedete c'è la maniglia, abbiamo aperto la porta, siamo entrati, la prima impressione è che vediamo un uomo malato, un uomo a letto malato con lo sguardo perso, in cui probabilmente pensa alla sua malattia, non ha la fortuna di poter vedere gli alberi meravigliosi che ha alle sue spalle fuori dalla sua finestra. Sembrerebbe finito tutto lì e già così sarebbe una foto drammatica, e invece no, c'è questo dettaglio che veramente spezza il cuore, ed è questo ragazzino, quindi il figlio, che in realtà è qui seduto accanto al padre, non si parlano, lui fa compagnia al padre, una compagnia silente, una compagnia dolorosa. Lui è il vero protagonista della foto, più che altro. Più che il ragazzino è il dolore del ragazzino, il dolore di un figlio che ha un genitore malato, che sta vicino ad un genitore malato senza poter fare nulla, e ce lo racconta uno specchio. Uno specchio e un cassetto aperto che danno un senso di abbandono. È una foto meravigliosa, io vorrei tanto che voi poteste vederla dal vero, enorme. Hai la sensazione davvero di entrare in questa stanza e di essere travolto dal dolore di queste due persone che non comunicano tra loro, perché è come se non ci fosse più niente da dire, è come se loro stessero solo aspettando il momento. Il corpo umano in Crewdson è usato come un mezzo per raccontare tutto quello che ci siamo detti finora, quindi l'alienazione, la solitudine, la depressione. Non sempre c'è un riferimento alla sessualità. I corpi nudi vengono bagnati dalla luce magnifica cinematografica che Crewdson crea nelle proprie foto, ma molto spesso c'è quasi un rilancio ad una sessualità o scontenta o mancata, come in questo caso un corpo maschile che dorme, una donna incinta che guarda fuori dalla finestra, o qui che non sappiamo se si è consumato un atto oppure no. C'è sempre questo punto interrogativo, ma comunque la percezione che si ha è della cosa andata male, non andata a buon fine. L'altro mezzo che Crewdson usa tantissimo è il guardare dall'esterno delle finestre. Questo che fa? Crea uno sguardo intimo nella dinamica delle vite delle persone, però col distacco dell'esterno. Ti guardo quello che succede nella tua casa, nella tua vita, ma lo faccio dall'esterno, perché comunque io e te non entriamo in contatto. Le scenografie sono studiatissime, abbiamo detto. Guardate questo capanno, questa casa, questa rimessa degli attrezzi con questa voragine nel pavimento. La sua ricerca delle location è proprio quella che ha lo scopo di trovare gli angoli che meglio si prestano a sposarsi con le linee dei corpi e a fare da quinte. Qui abbiamo proprio delle quinte arboree, come spesso veniva usato nel Rinascimento nella pittura, le quinte arboree che fanno da sipario, in cui comunque l'elemento umano non sparisce, anche se piccolo, anche se defilato rispetto alla parte centrale della foto, il corpo umano non sparisce. Il disagio umano raccontato da Crewdson si avverte tutto. Questo libro quindi raccoglie più progetti, abbiamo detto, e se avete possibilità, se vi è possibile andare a Torino, nelle Gallerie d'Italia, questo nuovissimo spazio espositivo che è stato inaugurato a maggio 2022, ospita una fantastica mostra dedicata a Gregory Crewdson, con una trilogia di progetti: Cathedral of the Pines, An Eclipse of Moth, Evening Side. Evening Side in realtà è un progetto che proprio Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia hanno commissionato a Crewdson per chiudere questa trilogia. La mostra io l'ho vista, se potete fate un salto, perché guardare queste foto enormi a parete, perdervi vicino ad altezza umana in
in queste ambientazioni e poter apprezzare questi sguardi da vicino veramente fa tutto un altro effetto. Crutzen fa un racconto dell'America, lui racconta la sua terra, racconta le illusioni legate alla sua terra, racconta il sogno americano, abbiamo detto, da un altro punto di vista, dal punto di vista della delusione, dal punto di vista della disfatta, dal punto di vista della periferia, anche della povertà, della disillusione, dei piccoli centri, delle cose andate male. Ecco, Crutzen racconta le cose andate male, le cose partite bene e poi andate male. Lo fa scegliendo dei posti che abbiano comunque dei colori, delle linee apprezzabili, belle, gratificanti per lo sguardo, che lui tende a raffreddare sia con i sentimenti raccontati nelle foto, sia con una post-produzione che va a raffreddare il tutto. Guardate sempre queste braccia lungo il corpo, questi atteggiamenti rassegnati, questo immobilismo. Non ci sono mai movimenti nelle foto, sono sempre corpi fermi, statici, corpi che abitano lo spazio e l'esterno e l'ambientazione in maniera quasi casuale, ma sicuramente in senso di resa. È interessante andare online a cercare tutti i video in cui si vede la lavorazione dei set fotografici di Crutzen, tutto il lavoro immenso che c'è dietro, le impalcature, i mezzi impiegati, anche 40 persone necessarie per realizzare un singolo scatto. È una fotografia diversa rispetto a quella che abbiamo sempre raccontato in questa rubrica ed è anche bello scoprire che la fotografia ha talmente tante sfaccettature e in alcuni casi sfiora il cinema, sfiora la pittura, sfiora l'arte, sfiora una lavorazione lenta anche di un anno. Io spero che siamo riusciti con questa puntata ad incuriosirvi un pochino, a farvi cercare online questo fotografo e spero che molti di voi riescano ad andare a vedere questa fantastica mostra che è ancora in atto a Torino alle Gallerie d'Italia. Detto questo, vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima puntata con il nuovo prossimo grande fotografo. Ciao!